Buongiorno ragazzi, oggi è venuto il momento di fare le pulizie d'estate. Guarda che volenterosi, spolverino, spazzolone. No, a che cosa hai dato? Lo spazzolone! Serve per i capelli e per i denti. Io direi di cominciare però dagli armadi, come vedete io sovrintendo. Bene, Ale, spolverino. Cosa c'è? Ragazzi, ma da quant'è che non li puliamo? Mi manca un femore. È veramente il suo. Fammi vedere la lunghezza. Fermati un po'. È proprio il suo. Fatti la mano, ti manca. Ma è la tua, controlla. C'è un biglietto. Un biglietto. Ecco, magari ci spiega qualcosa. Ciao, sono il vostro scheletrino nell'armadio. Ah, che carino. Vi piacerebbe diventare miei amici? Dato che mi sento a pezzi. Dire proprio di sì. Sì. Aiutatemi a trovare il mio, che è anche il vostro corpo. E forse nel mio? Prova a vedere. No. No, tutto in ordine. Complimenti, Nikki. È in questa qua. No, non me ce lo vedo uno scheletrino con le magliette. No. Se noi giriamo però Esofago, stomaco, intestino mi ci vogliono per fare uno spuntino. Slurp. Cercate dunque nel posto prediletto da chi cucina un dolce perfetto. Tu? Qual è il posto prediletto da chi deve cucinare un dolce perfetto? Cucina! Cosa c'è in cucina sulla tavola? Oh mio Dio! Questo? Ah, lo riconosco, Ale. Sì. Questo sta qua? Sì, è l'intestino! L'intestino tenue! Invece tu quando mangi, Matti, vedi è rosa, come piace a te? Mm-hmm. Questo è il tuo stomaco. Con l'esofago. Così la pappa scende da lì e si ritrova lì. Questa è la cistifellea. Cosa serve, Ale? Che sta qua, sta vicino al fegato. Ah? E contribuisce a digerire i grassi. Ragazzi, c'è un biglietto da spazzolare! Sì, c'è scritto, se mi scappano cacca e pipì... Sì, dopo aver mangiato. Certo. Di sicuro mi reco lì. Intestino, rene, vescica... Scaricano lì ogni fatica. Dove andiamo? Magari c'è la cacca da costruire. Ma come la cacca? E quello cos'è, Matti? Ha messo nei portaorgani. Abbiamo anche il cestino portaorgani. Qui potrebbe essere utile lo spazzolo. Cos'è quella cosa lì? Ah, è l'intestino, cazzo. Ah, ok, quel marrone è un po'. Quello lì è un fagiolino? Ma no! È un rene, ragazzi! Io ho avuto un calcolino l'anno scorso, lo so come è fatto il rene. È fatto come un fagiolino. E ce ne sono due. La gialla, sai che cos'è? No. Cos'è quella gialla? Hai fatto cadere un rene. No, Nicky, sono preziosissimi, io lo so. È la vescica, lì si raccoglie la pipì. Ecco perché era sul water. Questo dove sta? Questo qua, insieme al suo amichetto. Sta qua dietro, devi girarti. Sì. Ecco, stanno circa qua. Uno di qua, sono uno simmetrici qua, e uno di là. Posso leggere sto messaggio? Ah, c'è un bigliettino. Vediamo. Cosa ci dice il nostro scheletrino? Se correte e vi viene il fiatone, riempite per bene trachea e polmone. Dove trovare l'aria pulita? Andate in terrazza, vedrete che vi gusta. Via, in terrazza all'aria aperta. Polmoni! Sono proprio soffici, senti Mati? Sono come sì. I nostri. L'aria entra, l'aria esce. Ragazzi, avete dimenticato un pezzo. Turpo, eccoti. Ah, ecco, Nicky lo stava già componendo. Che cos'è quella cosa? È la trachea. Che quindi va, corre di qua. Da qua. Sì. Che poi si divide. Oh, scusa Ale. In due rami. Che entrano nei polmoni. Ragazzi, c'è ancora un messaggio di scheletrino. Se mi voglio riposare, mi stendo dove posso anche sognare. Non ho pensieri in testa, perché lui batte senza sosta. Il cuore mi sa. Dove andiamo? Mi voglio riposare, mi stendo dove posso anche sognare. Cameretta? Cameretta Camera. O camerona? Camerona. Ma cos'è quello lì? Cos'è, Nicolò? È la culla porta oggetti. La culla porta oggetti? Porta cosa c'è qua? Avete trovato il cuore. Cuore. E lui che batte sempre. Sì. Anche quando insieme facciamo la nanna. Insieme alle vene. E alle arterie. E il scheletrino ci dice: siamo tante e ben diverse, 206 ossa nel corpo sparse. Alcune ancora non trovo più. Forse le ho perse guardando la TV. Si perde di tutto sul divano. Andiamo a cercare. Via. Sono lì sotto. Vediamo se è vero. Si è messo a riposare sotto i cuscini. Sul wow. Ecco scheletrino. Ciao, scheletrino, sei proprio a pezzi però poverino. Dobbiamo proprio sistemarlo. Ci sono altri è qua. Super grande, Matti. Ho paura che sia più grande di te addirittura. Ma leggiamo il messaggio. Se volete completarmi, sì, certo. Anche la testa potreste portarmi. In effetti ci starebbe bene. Non vedo niente, ma sono al fresco. Se aprite la porta, subito esco. Dove potrebbe essere? In terrazza no, io ho capito. E poi si vede tanto in terrazza. Dove hai capito?
In frigo, mica ci starà mangiando tutto. Forse c'è un altro frigo però. La mia cucina. Potrebbe essere l'altro frigo, vediamo. C'è il teschio. Ma mancano ancora? Mancano ancora. Eccoli qua, apri. Dimmi che sono loro. Il cervello e gli occhi. Ecco perché non ci vedeva niente. Adesso dobbiamo montarlo tutto. Ecco qua la mano. Io smonto. No. Per fortuna, per costruire il corpo umano ci sono anche le video istruzioni. Non possiamo sbagliare. Le possiamo anche scaricare in PDF. Ma ci sono anche video che ci aiutano a costruire passo passo questo scheletro incredibile, alto ben 110 centimetri. Cominciamo dalla prima uscita che trovate in edicola, oppure al link qui sotto in descrizione trovate tutta la collezione. Per non perdersi neanche un numero, il giro di scatola. Non farlo. Gira il teschio. All'interno, sì, oltre al teschietto, è proprio la testa di scheletrino, giusto Mati? C'è anche, ciao ragazzi, il libricino con informazioni, tanti curiosità, libricini. Tanti libricini. Ognuno li può leggere. È vero, wow. E scoprire tante cose, Mati. Ad esempio, noi abbiamo 32 denti, Ale. Certo. Così gli tante? Adulti, eh. Ah, ok. E questo è scheletrino completo. Diventerà proprio così. Cos'è questo? Questa è la collezione, vedi, è l'offerta. Per iniziare, 1, 2, 3 numeri. Per iniziare già a completare scheletrino. Volendo, si può concludere l'abbonamento anche qui. E lì che c'è, Mati? È scheletrino. Cosa sta facendo? Gioca a calcio. Il nostro corpo, infatti, è come una grande squadra. Lavorando in squadra siamo invincibili. 11 elementi, una squadra. I sistemi e gli apparati del tuo corpo lavorano congiuntamente affinché tutto possa funzionare alla perfezione. Scheletrino ha detto che prima va il bastone. Hai già letto il manuale di istruzioni? Qua c'è l'elenco di tutti i pezzi, con anche le istruzioni di montaggio. Dente numero 1. Bisogna stare attenti alla numerazione. Quella è la mandibola. È là. Che succede? Mati, scheletrino è tutto sotto sopra. Qua va, perché guarda, è segnato. Questa è la parte superiore, dentatura superiore. Superiore? Mentre questa è la dentatura inferiore. O inferiore, Ale. Quindi, questo è il dilemma. Questo va qua. Hai visto l'occhio? Anche montarci, bello. Mentre voi montate, ragazzi, io vi do una sbirciatina. Sia gli occhi. Guardate. Si mettono qua. È vero, si mettono proprio lì. Ci sono due buchini dove in teoria passerebbe il nervo ottico. Ma se vogliamo scoprire di più sulla vista, abbiamo il libricino che ci mostra come è fatto l'occhio all'interno. Questo è il nervo ottico di cui parlavo. Ci fa vedere quanto siamo bravi a mettere a fuoco. Ah, guarda, c'è scheletrino pirata. Assomiglia a Nicolò pirata, hai visto? Ha la bandana rossa proprio come te. Chissà quali tesori scoprirà. Scoprirà il segreto per proteggere gli occhi utilizzando gli occhiali. Io gli occhiali. E sapete qual è l'animale con gli occhi più grandi? Non guardate. Il gufo. Il gufo. Tu Mati cosa dici? Il gufo. Tu Ale cosa dici? L'avevo già letto. Aspetta, l'avevo letto. L'avevo letto. C'è quell'animale enorme. È gigante. C'entra un po' con i pirati. Cioè lo possono trovare anche per i pirati. Non è la balenottera. Non è la balenottera, ma è il calamaro gigante. Eccolo. I suoi occhi, sì, i più grandi al mondo, possono misurare fino a 25 centimetri di diametro. Sono stato bravissimo. Ho sempre lavato i denti. Adesso attacchi alla mandibola. Poi lo facciamo parlare. Papà, sono scheletrina. Vediamo scheletrina. Sei identica, ciao. Mati. Ciao, che vocione che ha scheletrino. E ragazzi, questo qua va qua. Bravissima. Chi estrarrà la barra per tenere su scheletrino diventerà il re dello scheletrino. Dov'è il cervellino? Eccolo qua, Ale. È morbidino. È solo l'emisfero sinistro o destro? Sinistro. Su cui poi andremo a mettere, dopo aver messo quello destro, la calotta cranica. Occupiamoci adesso della colonna vertebrale della cassa toracica. Nick attacca la parte posteriore della cassa toracica con la parte terminale della colonna vertebrale. Questi bianchi sono, sì, i dischi intervertebrali che separano le vertebre per non farle scontrare. Guarda, ho scoperto che... Sì. Va così, bisogna attaccarlo con l'altra metà. E si chiude la cassa toracica. Ma aspettiamo un attimo, perché adesso è il momento degli organi. Per attaccare i pezzi non serve assolutamente colla. Sono tutti a incastro. Ed è spiegato tutto benissimo nelle istruzioni. E allora costruiamo e acceleriamo.
Allora, se Scheletrino è 110, quant'è Mati, Ale? 107, 108. Siete proprio lì! Abbiamo messo il trucchetto perché Scheletrino vola sul suo stand. Allora abbiamo messo qualche libro anche a Mati. Guarda. Ma tu sei scheletrone, Nicky? Sei gigante! Ma lo sapevate che l'osso è talmente duro, sì, che un ossicino grande come quello del dito potrebbe grande tenere come questo su un elefante intero? Con anche te sopra. Ehi ragazzi, ma qual è la parte del corpo che vi ha stupito di più che non pensate che avevate dentro di voi? Cosa dici? Fagioli! I fagioli. I fagioli. I reni, eccoli qua. In realtà sono di qua. Sì, giusto, hai ragione, sono da questa parte. Ale, io l'ho vista supersonica, vedo da una parte e dall'altra. Lo possiamo anche vestire, che simpatico, sta proprio bene. Ehi, Matti, che mi hai messo il cappellino? Qual è la tua parte preferita del mio corpicino? Che succede? Ma... quello lì! La sciarpa! È carinissimo! Che stile, ragazzi! La rappresentazione che mi è piaciuta di più sono i polmoni! I polmoni? Sì, è bello perché sono anche molto morbidi. Polsetti! Cosa stai facendo? Ha freddo il nostro scheletrino! Guarda, cambia ancora stile! Ma sta benissimo! Matti, allora... Scheletrina! Qual è la parte del corpo che ti ha stupito di più, Matti? Il cuoricino. Il cuoricino. Questo qua, sei proprio sicura che sia il cuoricino? È quello il cuoricino. Qual è il cuoricino, Matti? Questo qua. Bravissima! Così è ancora più carino. Ma che stile! E voi, ragazzi, fateci sapere su Instagram se siete più alti o più bassi o uguali a Scheletrino. Gli è caduto il cappello. Sistemiamolo! E noi ringraziamo RBA per questa video collaborazione. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! E dategli una mano! Scaricate l'app GBR! Per non perdervi le notifiche! Ciao! Ciao!